Sottoscritta a Palazzo Raffaello la rimodulazione dell'accordo di programma per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali delle Marche. Il documento è stato firmato dalla Regione Marche, dall'autorità portuale di Ancona, dall'ISPRA, dai comuni di Civitanova Marche, Numana e Fano. Ora si potrà procedere al riempimento della vasca di colmata all'interno dell'area portuale di Ancona, che una volta completato costituirà un piazzale di stoccaggio di container di circa 10,2 ettari. Un soggetto unico attuatore, l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, gestirà l'annoso problema dell'insabbiamento dei porti marchigiani. Questo documento è importante perché consentirà di trattare in maniera molto più snella tutta la problematica che riguarda i dragaggi dei porti. Lo aspettavamo da molto tempo, quindi è stato un risultato importante, che è il primo tassello di una politica un po' diversa rispetto alla gestione dei porti, che sarà una gestione integrata. Probabilmente dovremmo rivedere, per fare quello che vogliamo, anche la legge regionale, e intendiamo sfruttare il fatto che c'è adesso l'autorità portuale di sistema, che diventa un'autorità anche di sistema logistico, utilizzarla per poter gestire in maniera diversa e integrata tutta la problematica di tutti i porti, non soltanto i porti nazionali ma anche i porti regionali e i porti comunali, per quello che riguarda in particolare i dragaggi. Un momento importante perché la decisione dell'assessore Casini, la bravura dei tecnici regionali, l'impegno dell'autorità portuale hanno portato a una firma del poter nella vasca di colmata portare i sedimenti dei porti di Fano, Civitanova, Numana ed Ancona. Credo che è un momento determinante per aumentare la competitività dei porti. Finalmente sapremo dove mettere i sedimenti della portualità e dei dragaggi dei porti marchigiani.